magia de presepi torna a Laterina, nel successivo borgo valdarnese, la 25esima mostra concorso. Di cosa è fatta la mostra concorso? Logicamente di presepi, alcuni in mostra semplicemente, altri invece partecipano al nostro appunto concorso, che è fatto di due categorie, la prima per le scuole, associazioni, gruppi e la seconda invece per i privati. Via è piazza centrale con stand gastronomici e mercatini delle donne di Laterina. In pieno clima prenatalizio poi anche il villaggio di Babbo Natale dove poter consegnare la letterina. Protagonista però il presepe vivente e tanti presepi, ognuno caratterizzato dalla sua unicità, tocco speciale intimo di tutto l'evento. Quest'anno abbiamo 37 presepi in concorso e tantissimi in mostra. Ci sono mostre di artigianato locale, nel senso che i nostri fabbri più famosi hanno pensato di poter arricchire la chiesetta di San Biagio con le loro opere. C'è un presepe a parete, presepe siciliano, che è con noi da tanti anni, restaurato quest'anno dai nostri bravissimi falegnami dell'Officina dei Presepi, e altri vecchi presepi che potevamo recuperare da artigiani sempre locali, e un presepe a grandezza naturale che è della comunità di Nuovi Orizzonti. I vincitori della mostra concorso saranno decretati da chi verrà a trovarci. Ogni presepe è contrassegnato da un numero e perciò sarà semplicissimo votare il numero che più ci piace. Per il 25esimo anniversario l'associazione Presepi ha anche pensato di promuovere la mototerapia per bambini e adulti con difficoltà grazie alla collaborazione con la SD Frisline Metti in moto il Natale. Abbiamo cercato di riempire di contenuto la mostra concorso. Laterina, che è proprio un presepe a sé, darà i propri spazi alla mototerapia. E quindi troverete moto per i bambini che hanno delle difficoltà e tutto quello che comporta una manifestazione di questo genere. La mostra concorso Presepi tornerà giovedì 8 e domenica 10 dicembre, quando sarà possibile anche salire su una vera moto in totale sicurezza.